Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parliamo di un accessorio che riesce a fondere bene l'eleganza della moderna ecopelle con il classico dei dettagli argento, offrendo una soluzione pratica e stilosa per chi cerca un compagno versatile, quotidiano e durevole. E quale miglior compagno di viaggio se non un meraviglioso zaino, magari anche made in Italy, disponibile in tante varianti di colore, dal classico nero ad un moderno fresco estivo lilla oppure lime, da arricchire con filati sempre made in Italy, da completare in maniera davvero molto rapida perché non ci sarà bisogno di tanto filato. E allora scopriamo insieme questo meraviglioso set zaino Ilia. Ecco il nostro set zaino Ilia in ecopelle con dettagli argento, eccoli qui. Questo fa parte ovviamente della chiusura a girello, ma analizziamolo per bene nel dettaglio. Allora, come potete vedere, si tratta di un pezzo unico, eccolo qui, formato da una bordatura del fondo, uno schienale, eccolo qui, e una patta. Il tutto perfettamente fuso in un unico pezzo attraverso delle cuciture rinforzate per garantire quindi una resistenza oltre che una lunga durata. Partiamo dalla base, eccola qui, la analizziamo un po' meglio nel dettaglio. Questa è la base, come potete vedere è appunto, come abbiamo detto prima, una bordatura del fondo che ha una circonferenza di 71 cm e un'altezza di 4,5 cm, consentendo quindi di realizzare il fondo grazie all'aiuto dei fori presenti lungo tutta la circonferenza, che hanno un diametro di 0,4 cm o 4 mm che dir si voglia, e appunto essendoci solo la bordatura potrete quindi realizzare il fondo a vostro piacimento, insomma tanto più stretto quanto più largo, è davvero molto flessibile. Parliamo invece adesso dello schienale, eccolo qui. Come potete vedere, sia lo schienale che la patta sono rivestiti internamente in ecopelle nera. Nella parte esterna invece ci sarà sempre la parte in ecopelle colorata, eccola qui. Su questo schienale sono applicati gli spallacci, eccoli qui, che sono regolabili e sono fissati con attacchi rinforzati e rivettati. L'altezza totale è di 25 cm e la larghezza invece è di 22 cm. Anche qui lungo tutto il perimetro troviamo i fori che hanno un diametro di 0,4 cm perfetti per completare il vostro zaino. Ma adesso analizziamo la patta, che è lunga 19 cm e larga ovviamente quanto lo schienale, quindi 22 cm. Presenta una chiusura a girello, eccola qui, e una maniglia superiore, eccolo qui, in modo tale che possiate portarlo sia come zaino in spalla e sia così a mano. Parliamo di un prodotto made in Italy e non dimentichiamo anche quest'altra piccola chicca che completa perfettamente il design di questo set Ilia. È infatti un rettangolo su cui poi verrà appoggiata la chiusura a girello, in modo tale che anche nel momento in cui aprirete la patta comunque ci sarà qualcosa che richiamerà questo meraviglioso set zaino Ilia. Meraviglioso esattamente come i colori che presenta, che vanno dai classici nero a colori più estivi ed attuali come ad esempio il lime. Analizziamoli in questa clip. Questo set zaino Ilia, prodotto, ultimato e realizzato interamente in Italia, si distingue senz'altro per la sua versatilità e la sua capacità di adattarsi a molteplici situazioni, da quelle un po' più formali ad avventure urbane o viaggi. Perfetto per chi desidera esprimere il proprio stile, unito però alla praticità. E vogliamo poi parlare della possibilità di personalizzarlo attraverso il crochet con i filati Tessiland Made in Italy. Pensate ad un classico tie sublime da poter accompagnare per completare l'uniformità di questo set, oppure dargli qualche dettaglio in più con un punto rilievo magari grazie al tie skinny, o perché no mettere risalto i dettagli argento con il tie sublime luxe in tutte le sue varianti di colore. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi su tutti i nostri social, di seguirci e di leggere attentamente gli articoli del blog, e vi ricordo che questo Tessila News insieme a tutti gli altri potrete trovarli in ogni singolo articolo pronti per dare
darvi tutte le indicazioni e fornirvi i consigli utili per un acquisto sicuro. Io vi ringrazio ancora per averci seguito e noi ci vediamo al prossimo nuovo articolo. Ciao!